benvenuti alla prima puntata di Sicilia Mia, un viaggio dedicato a tutte le eccellenze siciliane, culinarie e non, che durerà ben 10 puntate. Partiamo da Torregrotta, partiamo dal ristorante Motì di Torregrotta. Ciao Alessandra, grazie dell'ospitalità e presentiamo subito quella che è la prima novità di questa puntata. Seguiteci. Beh, in realtà il nostro è un ritorno, perché noi ci siamo già stati al ristorante Modì di Torregrotta. Anzi, Peppe, è un ritorno questo qua. Esattamente, un ritorno. Questo è il piatto che appunto andremo a preparare oggi. Ritorno in campagna. Ecco, cerchiamo di capire perché parliamo di ritorno in campagna. Ritorno in campagna intanto perché il nostro tonno dal mare arriva appunto a sposare tutti i prodotti della nostra terra. E ritorno appunto perché andiamo a ricordare un po' quello che era la colazione del contadino una volta, quando andava giorni interi in campagna. Appunto abbiamo dei piselli che abbiamo creato, una spuma che abbiamo qui all'interno. Ecco, questo è quello che si fa normalmente per i cocktail, no? Più o meno. Sì, sì, esattamente, viene utilizzato per fare delle spume, anche per montare la panna. Che servirà, poi dopo capiremo perché serve questo strumento, che è una cosa bellissima. Quindi questa qua è una spuma di piselli. Una spuma, sì, di piselli. Poi abbiamo della misticanza, con precisione bietoline e gemme di piselli, delle erbette aromatiche, quali del rosmarino, finocchietto selvatico, timo e maggiore. E queste vi assicuro che le ha prese dal giardino dietro casa, praticamente. Dietro, esattamente, esattamente, sono tutte erbette coltivate nel mio giardino. Delle verdurine di stagione, zucchina, cipollotto novello, carota e patata. Delle favette fresche che abbiamo sbollentato e sbucciato. Semi di canapa e mandorla pizzuta a tavola. Olive nere che abbiamo disidratato e ridotto in polvere. Il tutto verrà condito con del sale di Mozia, pepe nero e dell'olio extravergine di oliva del Messinese, che è un blend di nocellara, biancorilla e ugghialora. Diciamo che abbiamo la Sicilia a 360 gradi nel piatto. 360 gradi. E poi quello che è il protagonista del piatto, il tonno. Il tonno, esattamente, il padrone di casa, diciamo. Rigorosamente la parte del filetto. Rigorosamente la parte del filetto, sì. Ok, noi ora iniziamo questo primo viaggio in questo ritorno in campagna. Per ora passiamo la linea, che vedo che è già pronto lì, a Paolo Inglese. Paolo, dici dove sei e cosa stai facendo. Sicilia. La linea, mi trovo qui in questo meraviglioso lungomare di Spadafora e mi trovo proprio al punto giusto del mitico Giacinto. Buonasera Giacinto. Buonasera, buonasera. Giacinto Russo, mitico e famosissimo, la moglie, ciao. Ciao. E allora, buonasera anche a lei, adesso la conosciamo meglio perché ci spostiamo in cucina e andiamo a vedere Cosa c'è di eccellenza siciliana più famosa proprio in Sicilia, soprattutto nel messinese? Cosa c'è? Gli arancini. Gli arancini, bravissima. Quindi noi ci spostiamo adesso in cucina e andiamo a vedere proprio come Giacinto e tutto il suo staff prepara questi meravigliosi arancini. Passiamo di là. Eccomi arrivato in cucina e allora innanzitutto presentiamo a Bruno. Buonasera, anzi buongiorno Bruno. Buongiorno. Come va? Benissimo. E allora siamo qui, adesso Bruno ci farà vedere come si preparano proprio qui al punto giusto gli arancini siciliani, proprio l'eccellenza della Sicilia, proprio il simbolo della Sicilia. Allora facciamo che partiamo dalla proprio preparazione, dalla base. Allora sto vedendo bollire questo pentolone. Allora Bruno, spiegaci cosa c'è lì dentro. Per arrivare già siete venuto proprio in un giorno che stiamo preparando il ragù. Noi iniziamo con un ragù, preparando il ragù un giorno precedente, come vi ho detto prima, che
per mangiare un buon arancino si deve preparare per forza il giorno prima, perché il ragù deve stringere e il giorno dopo si può riempire l'arancino. Il ragù va preparato con i seguenti ingredienti: la cipolla, il sedano, l'alloro, l'olio, e va, diciamo, amalgamato in questa, vedete, in questa pentolone. Subito dopo noi mettiamo il citrato immacinato, sia di carne sia di maiale, perché viene sicuramente più buono a mangiare. Questa è la parte principale. Una volta che viene amalgamato, si è macinato e tutto, va messo la pomodoro, va bene, e deve stringere almeno per 3 ore. Questa è la prima parte. Noi in frattempo cosa facciamo? Prepariamo la manzè, diciamo, che sarebbe la mortadella, questa qua, vedete? Che va, diciamo, amalgamata con un po' d'olio, e la mortadella, e va messo lo zucchero. Perché, scusami Bruno, come mai lo zucchero? Perché lo zucchero, diciamo, noi lo mettiamo perché nella pomodoro, come voi mi insegnate, c'è acidi, va bene? E per avere un buon gusto aiuta magari a mangiare un arancino buono. Ecco dove si evidenzia l'arancino di qui, appunto, giusto. Perché qua viene, diciamo, amalgamato tutto come vero arancino, perché tutti fanno arancini, ma ci vuole il suo tempo. L'arancino viene come una pianta: se tu non metti l'acqua nella pianta, la pianta si abbatte. Ora, l'arancino, per essere un arancino che tu lo mangi bene, deve essere seguito passo dopo passo. E allora andiamo avanti. Dobbiamo noi stringere il ragù una volta che già, dopo 3 ore deve stringere il ragù. Mettiamo questa qua che va messa sopra, accendi. Come ho detto, c'è un po' di olio, la mortadella e un po' di zucchero. Ora pian piano noi lo stringiamo con un po' di farina. Benissimo Bruno, quindi abbiamo finito la prima parte, quindi abbiamo ascoltato come si prepara il ragù, quindi la prima fase l'abbiamo conclusa. Adesso parleremo della seconda fase, che è la fase del riso, della preparazione del riso, e poi vedremo proprio la terza fase, la costruzione proprio dell'arancino siciliano. A questo punto passo la linea a Sabrina, andiamo a vedere cosa sta facendo Sabrina, dove si trova Sabrina. Sicilia bella, voglio giocare con la fontanella. Sicilia bella, Sicilia bella, quando anche sai correre. Oggi ci troviamo con Desiree e parleremo di piante da giardino. Quali sono le più comprate, usate dalle nostre persone a casa? Allora, le più comuni sono i gerani. E abbiamo diversi tipi di gerani qui, abbiamo il macranta, il macrantino, il geranio zonale e anche il geranio edera. E tutte queste piante sono piante molto resistenti al balcone, tant'è che possono tranquillamente restare ad un'esposizione diretta al sole. E l'importante è mantenere ben umido il terreno, infatti vanno bagnate circa un giorno sì e un giorno no, fin quando l'acqua comunque non va a straripare nel sottovaso o comunque non esce dal vaso. A parte questi abbiamo anche delle bellissime gerbere o degli ornitogalum, che sono piante molto di punta e molto ricercate, poiché possono dare quel tocco di colore e comunque sia abbellire un po' tutti i balconi delle nostre case. Inoltre sono molto resistenti come piante, quindi diciamo sono molto consigliate un po' a tutti. Abbiamo anche in generale delle potunie o delle petunie, ben differenti l'una dall'altra, anche se vengono spesso confuse. E qual è la differenza, esatto, tra le due piantine? Allora, le petunie sono delle piante con una foglia un po' più larga ed un fiore molto largo, mentre le petunie hanno un fiore un po' più a campanella, quindi un po' più compresso. E sono delle piante molto colorate, molto vispe, quindi molto consigliate un po' a tutti.
Per il resto abbiamo una pianta molto particolare che è la grevillea, che è una pianta non vista spesso in giro, è anche una nostra prerogativa. E sono delle piante molto ornamentali e le abbiamo sia in formato di cespuglio che se no anche in formato di alberello, e quindi vanno benissimo sia per i balconi e anche per i giardini, quindi per abbellire il tutto. Ah, perfetto, quindi me ne comprerò un paio. Desiree, vedo qua che c'è un'esplosione di colori e ora parliamo di che piante possiamo trovare nei vivai Courreau. A parte quelle già nominate, possiamo trovare anche delle bellissime surfinie, che sono anche delle bellissime piante da lasciare appese, quindi anche esse per abbellire il balcone. E a parte queste, come piante fiorite, possiamo trovare delle sandaville, che sono delle bellissime piante perché sono dei rampicanti, quindi vanno anche a riempire tutta la parete del balcone oppure del recinto di casa. A parte questo, troviamo anche degli ornitogalum, che sono delle bellissime piante anch'esse, che danno quel tocco di colore arancionato che è un giglio. E se no, possiamo trovare anche delle gardenie che hanno un fiore bellissimo e profumatissimo, tant'è che è molto ricercato, e lo troviamo sia nel formato cespuglio che nel formato alberello, sempre qui al vivaio Courreau. E altrimenti possiamo trovare anche delle piante che siano sempre verdi, che non abbiano i fiori ma che comunque possano abbellire e riempire tutto il nostro giardino, come ad esempio abbiamo delle eugenie in due formati, quindi la compatta che rimane bassa, oppure la Newport che è anche adatta per fare una bellissima siepe, o le Leylandi, oppure possiamo trovare anche delle piante come delle palme o ad esempio le beocarnere curvate, che vengono conosciute anche come pianta mangiafumo poiché appunto queste foglie un po' allungate con una forma particolare sono molto belle da vedere nei diversi formati a dei prezzi veramente accessibili a tutti. Noi ci vediamo tra poco, passo la linea a Vincenzo. Città luce zuccherata, cantano come parrani. Noi siamo sempre qui al ristorante Modì di Torre Grotta con Peppe, abbiamo cominciato anche noi a fare la nostra ricetta del ritorno in campagna, Peppe. Sì, esattamente, stiamo già cucinando le nostre verdurine e lasceremo croccanti. Andiamo ad aggiungere le nostre favette che avevamo appunto precedentemente sbollentato e sbucciato. Ecco, in quanto tempo si devono cuocere le fave? 2 minuti e allora per le verdurine. Le fave le abbiamo fatte sbollentare 8-9 minuti in acqua bollente. Quindi si pulisce la fava, il seme della fava si butta in acqua calda, già calda. Poi si va a spellare, sì, l'acqua deve essere già bollente e salata. Per 8 minuti? Sì, 8 minuti circa. Quindi abbiamo preso le nostre fave, le abbiamo buttate nelle nostre cipolline tutte. Sì, le abbiamo unite alle nostre verdurine per fare insaporire. E tutto questo processo quanto tempo deve durare? Questo processo non più di 2 minuti perché appunto le verdure sono tagliate piccoline, le fave sono già cotte, quindi devono soltanto insaporire. Evitiamo che si diventino nere le cipolle. Sì, dobbiamo lasciarle croccanti anche per sentirli in bocca la croccantezza. Beh, io vi assicuro, non so, non arriverà nelle vostre case, ma qui già inizia ad esserci un profumino che è tutto un programma. Insomma, con Peppe è pericoloso perché ci sei un trionfo di profumi e anche di sapori, anche di colori. Che vuol dire, il bello delle tue ricette, che sono sempre molto colorate. Sì, prima di tutto si mangia con gli occhi, dopo col naso e infine con la bocca, quindi è importante anche avere i colori. Ma devo imparare a mangiare un po' più con gli occhi, ecco, un po' meno con la bocca. La primavera in questo ci aiuta molto perché è ricca di erbette, fiori e ci dà dei frutti coloratissimi, quindi ci aiuta molto in questo. Ok, quindi stiamo facendo il nostro letto di soffritto praticamente. Sì, le nostre verdurine andranno alla base con appunto le olive desidratate, i semi di canapa, e le mandorle e la nostra misticanza. Il tempo di preparazione media per una ricetta del genere? Tempo di preparazione media un quarto d'ora, sì, 15 minuti, diciamo 15 minuti tra sbollentare le fave, sbucciarle, scottare il tonno e tagliare tutte le verdure. E un costo di una ricetta a persona? Costo medio a persona, aspetta, fammi fare 2 calcoli al volo. Costo medio a persona, allora abbiamo fa che 120 grammi di tonno, 18 sono 1,80, 2, una media di 4 euro a persona. Quindi con 4 euro a persona aprite il frigorifero se avete questi ingredienti, insomma la sera fa pure una sorpresa. Un piatto d'eccellenza con prodotti freschi e non ovvio. Del territorio e anche un po' fantasioso. Noi ora stiamo facendo i viaggi anche tra arancini, granite, insomma, tutto quello che è veramente l'eccellenza siciliana. La Sicilia offre, sì, la gastronomia siciliana ci offre. C'è da perdersi. Tra poco assisteremo all'ultima parte, l'impiattamento del prodotto, la preparazione finale, ma prima vediamo sempre dov'è
Paolo Inglese. A te la linea, Paolo. Tu voglio fare puro un ponte in capuscetto, ma io non ci stai, io ritengo rispetto. Grazie alla linea, mi trovo sempre qui a Spadafora al punto giusto. Sono sempre in compagnia di Bruno. Abbiamo scoperto la prima fase, proprio la costruzione proprio del ragù, proprio del condimento. Però Bruno, ti volevo fare una domanda. Avevo un dubbio, e questo anche sicuramente la signora Maria che ci sta seguendo da casa si chiederà. Nel ragù che solitamente si prepara in casa, io ho visto, tipo faccio l'esempio di mia mamma, mette i piselli direttamente nel ragù. Io invece nel ragù fatto da te non ho visto i piselli. Come mai non si mettono i piselli? Noi li mettiamo a punto giusto quando riempiamo gli arancini, perché anche i piselli hanno la sua importanza, possono fermentare nei giorni. Ecco perché non mettiamo i piselli sul ragù come casalingo, perché quello va consumato subito. Questo 2-3 giorni, diciamo, vanno bene i piselli, metterli sul punto giusto. Ho capito, questa grandissima informazione, utilissima questa cosa, quindi sui piselli, perché magari molti di voi si sono chiesti: nell'arancino ci sono i piselli, nel ragù non abbiamo visto i piselli, mi è venuto questo dubbio e Bruno è stato molto esaustivo, ce l'ha spiegato. Adesso invece ti volevo chiedere una cosa, Bruno, come si cucina, proprio devi dare i consigli su come cucinare il riso a questo punto, che è lo strumento cardine di questo, certo, di questo arancino, no? È importante pure il riso, sia nel condimento del riso, per la preparazione, e deve essere un riso espletato sempre come Dio comanda, perché ha la parte importante il riso. Il riso noi lo prepariamo sempre con, mettiamo ogni litro di acqua, mettiamo mezzo chilo di riso, no? E mettiamo i dadi, mettiamo l'alloro, mettiamo un po' di sale, quando bolle mettiamo il riso, mettiamo un po' di giallo zafferano che l'accompagna per il colore, e poi quando viene, diciamo, cotto alla perfezione lo usciamo, e questa è ancora la seconda parte, che va messo su questo marmo e possiamo incominciare ad espletare, a riempire gli arancini. Adesso andremo anche a vedere proprio la preparazione vera e propria dell'arancino. Quindi viene messo anche il dado, vengono messi quindi tantissimi ingredienti che insaporiscono praticamente questo riso. È importante metterli, perché il gusto ha la sua parte, e l'arancino, per mangiare bene, deve avere tutti i suoi ingredienti. Ma c'è bisogno anche del sale? Sì, certo. Ho capito, quindi un po' di sale accompagnate ai dati vegetali, sì. Perfetto, e allora a questo punto io do la linea a Sabrina, vediamo cosa sta facendo Sabrina. Vai Sabrina. Sembra sano innamorato, ma se le sale tante che hanno costruito, ma 30 anni ma caduto non hanno rovinato. E mi sento sud italiano, e io mi sento. Grazie della linea, ci troviamo ai Vivai Curro presso Monforte Marina e sono in compagnia di Antonella che ci parlerà di questa azienda. Ciao Sabrina, noi siamo un'azienda raistica nata nel 1999 e il nostro lavoro è la produzione e la vendita delle piante ornamentali sia sul territorio nazionale che internazionale. E da qualche anno ci siamo trasferiti qui vicino al centro e quindi abbiamo iniziato anche la vendita al dettaglio. E come potete notare, al momento abbiamo tutta la fioritura delle piante stagionali estive, quindi abbiamo le petunie, le dalie, le gazzanie, le gerbere, potunie, gerani, tutte piante fiorite che fioriranno per tutti i mesi a venire con l'arrivo dell'estate, quindi fino a settembre potete adornare i vostri giardini con le nostre fioriture. Parliamo di piante ornamentali. Antonella, dici qualcosa su queste piante? Noi produciamo come piante ornamentali cespugli, olivi, palmizi e soprattutto agrumi. L'agrume è appunto una pianta caratteristica della Sicilia e produciamo delle piante in vaso, quindi tutte le tipologie di agrumi, limoni, arance,
clementine, mandarini, papeda, anche frutti particolari tipo il limon caviar, che è un frutto in commercio da 4-5 anni ed è anche una nostra produzione. Che cos'è il limon caviar, Antonella? Il limon caviar è una varietà di lime dentro a tanti grumi come il caviale, proprio per questo viene comunemente chiamato come limon caviar. Viene utilizzato molto nell'alta cucina per insaporire o decorare i piatti. È un frutto molto pregiato e molto ricercato da qualche anno a questa parte sul mercato. Bene, e se volessi piantare una piantina di limoni a casa, in un vaso, crescerebbe? Sì, sì, gli agrumi possiamo tranquillamente tenerli in casa. Chi non ha un terreno ma semplicemente un piccolo giardino può tenere gli agrumi in vaso. L'agrume è una pianta abbastanza resistente, quindi l'unica accortezza è evitare di posizionarlo in un terreno, in una zona molto esposta ai venti, e tenere sempre la pianta umida. Quindi poi due volte l'anno, una volta l'anno va podata, però non vuole tantissime cure. E riuscite sempre ad avere un frutto sempre in casa, naturale al 100% e sempre a vostra disposizione. Adesso ci fermiamo, Antonella, per dare la linea a Vincenzo. Grazie della linea. Noi ci troviamo nella parte finale di questo piatto, che è il ritorno in campagna. Andiamo ad impiattarlo. Ci troviamo sempre qui al ristorante Bodì di Torre Grotta. Quindi Peppe, se siamo pronti, impiattiamo. Sì, ritorniamo ad impiattare. Ritorniamo a impiattare. Voi fate anche cerimonie qui, che, insomma, banchetti in genere? Sì, allora, nel locale facciamo 40 posti a sedere, quindi facciamo dei piccoli banchetti dove andiamo a realizzare dei menù insieme al cliente in base alle proprie esigenze. Quindi menù assolutamente personalizzati. Menù personalizzati, sì. Bene, allora, andiamo ad impiattare questo ritorno. Ritorno, siamo curiosi, siamo curiosissimi di vederlo. Le nostre olive che vanno a fare, diciamo, quello che è la terra della nostra campagna, ecco, vanno a simulare un po' la terra. Eh sì, perché poi fra poco capirete perché è un ritorno in campagna, perché in sostanza è una simulazione di quella che è la vera e propria campagna, con i colori, il marrone del terreno, il verde dell'erba, e ora capirete perché. Allo stesso tempo sì, ci danno anche sapidità al piatto, un gusto un po' amarostico come quello dell'oliva. E poi andiamo a mettere i nostri semi di canapa con le nostre mandorle sbriciolate. Questa, diciamo, che è la base del nostro della campagna, questa, la prima parte della campagna. La campagna, sì. Poi partiamo con qualche gemma di pisello, quindi andiamo a mettere qualche erbetta. Sono sempre molto belli i colori dei piatti, ecco, un piatto anche da mangiare con gli occhi, diceva Peppe del Modugno. Nel frattempo, se Alessandra è pronta, parleremo con lei anche del vino da abbinare tra pochissimo, così se ci raggiunge, così vi faremo capire anche che tipo di vino, quale tipo di vino abbinare a questa pietanza. Le verdurine che avevamo spadellato prima. Ecco, le nostre verdurine sono a posto, e ora che cosa facciamo? Adesso non ci rimane che scottare il nostro tonno. Nel frattempo che scottiamo il tonno, parliamo del vino da abbinare, Alessandra. Allora, al nostro ritorno in campagna abbiamo abbinato un Bonavita, un rosato 2015, che è un blend di Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e Nocera, dell'azienda appunto Bonavita di Giovanni Scarfone. Lo assaggiamo. Lo assaggiamo subito, che si abbina perfettamente a questo piatto. Siamo proprio in dirittura d'arrivo, siamo pronti per impiattare, Peppe. Abbiamo allora scottato il nostro tonno. Ecco, siamo pronti nella parte finale del piatto. Lo stiamo adagiando. Tempo di cottura del tonno, Peppe. 30 secondi per lato, lo dobbiamo appena scottare e lasciare. Infatti vediamo che ancora il colore rosa proprio del filetto, quindi scottato il nostro tonno. E qua viene il bello, ecco, qua viene fatto, sì, con la nostra spuma di piselli. Ecco la decorazione finale, che è mezzo piatto praticamente, ma anche un gusto veramente tutto da vedere e da assaggiare soprattutto. Aggiungiamo del finocchietto selvatico profumato, maggiorana.
poco e qualche fiorellino. Completiamo con un filo d'olio a crudo. Ok, quindi è praticamente finito il nostro ritonno in campagna. Eccolo qua, un piatto veramente buono, lo assaggiamo, lo facciamo un brindisi con l'ottimo vino che ripetiamo è il rosato dell'azienda Bonavita di Messina, Faro Superiore. Bene, allora come prima puntata io vi saluto, do la linea anche ai miei colleghi che sono dall'altra parte di Messina, dove siamo noi, del ristorante Modini di Torre Grotta è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Salute! A ridosso dell'estate, vediamo un po' che piante possiamo piantare nel nostro giardino. E in genere le piante ornamentali non hanno un periodo preciso in cui bisogna piantarle, l'importante è che sono piante in vaso e non che non sono state estirpate sul momento. Le piante in vaso possono essere piantate in qualsiasi periodo dell'anno, l'importante è poi appunto dargli un pochino di cura, quindi magari annaffiarle un po' più costantemente, concimarle, magari possiamo trovare le nostre produzioni, le varie cicas, gli arecastrum, ovvero i cosiddetti conosciuti come cocus, oppure le varie cespuglierie per fare le nostre siepi magari attorno alla recinzione della nostra casa, della nostra villetta. Quindi disponiamo di una vasta gamma di piante ornamentali. E come palme abbiamo una varietà, abbiamo gli arecastrum, le washingtonia robuste, le acantofenix, neodipsis, camarops, bismarchia, tutte piante che decorano e abbelliscono molto i vostri, possono abbellire i vostri giardini. E questa esplosione di colori quando è che finisce? Per tutti i mesi estivi fino a settembre, primi di ottobre troviamo appunto queste piante stagionali estive, poi troveremo le grevillee che vanno a fiorire o anche i ciclamini che durano tutto l'inverno. Vi abbiamo dato tanti consigli per curare le vostre piante, grazie Antonella. Dai Vivai Curro è tutto, alla prossima settimana. Mi trovo sempre qui a Spadafora, al punto giusto, finalmente andiamo proprio nella fase finale, andiamo a costruire proprio per antonomasia un simbolo della Trinacria, il nostro arancino, perché non vedo l'ora neanche di assaggiarlo. Allora Bruno, facci vedere come si costruisce l'arancino siciliano qui al punto allora, giusto. Per completare il ragù, come avevamo già detto all'inizio, va stretto con la manzetta, che sarebbe la mortadella con i contorni. La mettiamo qua e la prepariamo subito, anche se dovevamo fare domani questo lavoro, però lo facciamo lo stesso. Mettiamo le piselle, il formaggio, la pasta. Quindi abbiamo messo la mortadella, quella che avevamo preparato prima, ecco i piselli. A questo punto vanno i piselli. Perché li facciamo ora stesso. E questo cos'è questo? Questa è la pasta filata, il formaggio. Ah, il formaggio. Facciamo vedere alla telecamera cosa abbiamo fatto. Abbiamo messo il formaggio e i piselli nel nostro meraviglioso ragù. Va bene. E adesso? Adesso andiamo alla parte per riempire la arancina. Diamo una mescolata. Come vedete, giriamolo un pochettino a favore di telecamera, così anche gli amici che stanno a casa vedono praticamente questo è l'arancino che viene al punto giusto da Giacinto Russo. Allora Bruno, vediamo proprio l'assemblaggio dell'arancino. Allora sì. Che stai facendo? Già siamo pronti per riempire gli arancini. Questo vediamo, ecco qua, questo lo prepariamo alla mano così, anche ecco. Facciamo una conca qua. Bene, ci siamo. Ecco questa la parte, prendiamo il ragù e lo mettiamo e lo cuciamo.
Ma nelle mani cos'hai? Olio? No, niente. Solo, acqua? Solo riso. Ah, soltanto praticamente il riso? Perché lo mettiamo per amalgamare, un po' di olio lo mettiamo sul riso. Ah, ok. E questo è stato già preparato 2-3 ore fa. C'è pipi piano a mattinata, fra zagari, d'arance e minnulichi, una vocetta ruce zuccarata, cantano come parrano gli ziti. Lusuli spunta in tutta la campagna, d'oro zecchino va. Allora, abbiamo il prodotto finito, l'arancino doc siciliano fatto qui al punto giusto, ce l'ha fatto vedere Bruno, vediamo, apriamolo Bruno, apriamolo. Meraviglioso, meraviglioso, questo ragazzi ti stanno facendo un applauso sicuramente, l'arancino doc siciliano. Il formaggio che fila, bellissimo. È importante, ha la sua importanza il formaggio. Benissimo, a questo punto siamo qui sempre al punto giusto. Io, Bruno, Giacinto Russo, tutto lo staff vi saluta e vi dà appuntamento a domenica prossima. Vi aspettiamo con il nostro meraviglioso programma Sicilia Mia. Ciao, saluta Bruno. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Ma Vincenzo? Io sono docente, come sa? Siamo qui presso 80 fan...